Per dimostrare la propria innocenza, Ryu si introduce insieme a Ken nella base dell'Ashura. Qui riescono a rendere inoffensiva l'intera banda. All'arrivo di Doulai e della polizia thailandese, le manette non tardano a scattare ai polsi dei narcotrafficanti. I due ragazzi partono per l'India, alla ricerca di Dalsim, la sceta indiana. Le belve stanno arrivando. Due feroci belve giungeranno qui dopo aver attraversato il mare. Siamo in India? Già. Mi chiedo che tipo di persona possa essere questo Dalsim. E tu, Ken? Ehi, Ken, che cosa stai facendo? Ecco, mi sono perso. Qui avremmo dovuto trovare il pontile, invece... Ma bravo! Abbiamo noleggiato un battello e non sappiamo nemmeno dov'è il fiume. Avanti, fa qualcosa. Non preoccuparti. Credo che sia da questa parte. Cosa? Tu credi? Aspetta! Ma sei sicuro che sia questa la strada giusta? Che fai? Non ti fidi? Adesso ti prassi! Sì! Corri, corri! Ehi, aspetta! Ecco qua. Bene, adesso sei pulito. Che carino! Andiamo! Presto! Le belve sono sempre più vicine. Chiudi la bocca! Te lo abbiamo già detto mille volte che dovete andarvene da qui! Dottoressa! Siamo noi! Se non esci fuori, saremo costretti a buttare giù la baracca! Come vuoi! Coraggio, ragazzi! Non vi fermate! Falli smettere subito! È sempre un grande piacere vederti, dottoressa! Che cosa diavolo vi siete messi in testa? Questo è un ospedale! Ci vuole un bel coraggio a chiamare ospedale questa fogna. È uno spettacolo veramente rivoltante. Non vi permetto di parlare così, delinquenti! Dobbiamo liberare questo terreno dalle tue cenciose larve umane. Rovinano il panorama, quindi non ci far perdere altro tempo. Siete davvero disumani. Dottoressa, ti do un consiglio d'amico. Lascia perdere questa storia del volontariato e tornatene in America. Questo non è un posto per una pupa come te. Risparmia pure il fiato. Non ho alcuna intenzione di andarmene da qui. Come vuoi, ci penseremo noi a farti cambiare idea. Dateci sotto! Sì, capo! Gliela faremo vedere noi! Fermatevi, per favore, ti prego, smettetela! No, perché? Togliti dai piedi, ferme! Non immaginate neppure quanti malati condannati a morte la dottoressa Anna ha potuto salvare grazie a questo ospedale. Basta, sta zitto! Che accidenti vuoi che me ne importi di un branco di poveri moribondi? Togliti! No, fermatevi! Non fate del male ai miei pazienti! Loro non c'entrano! Non ti intromettere, è meglio! Vi prego, fate quello che volete, ma non distruggete l'ospedale! Chiudi quella boccaccia, vecchio! Le belve stanno arrivando. Che diavolo! Da dove spuntate fuori? Maledetti! Saggio Dalsim, la gente è preoccupata. Quelle belve porteranno lutti e disgrazie al nostro villaggio. Lo pagherete! Grazie, ragazzi. Nel loro animo sembra non esserci malvagità. Scusate la povertà del posto. Non si preoccupi, dottoressa. Beh, però in effetti qui cade tutto a pezzi. Ryu! Il tuo amico ha ragione, è la verità. Ecco il caffè. Grazie per prima. Il vostro aiuto è stato provvidenziale. No, non è stato granché. Era nostro dovere.
Chi erano quelle brutte facce? Ci è mancato poco che distruggessero tutto. Quelli? Nessuno di cui preoccuparsi. Gradassi da 4 soldi. Ah, sì? State tranquilli, davvero. Non si faranno mai più vedere. Dottoressa Anna! Dottoressa! Ah. Ancora quel dolore al petto. La medicina è finita, ma domani mattina farò di tutto per procurarmela. Terribile, vero? La città è piena di malati e io non posso fare nulla per loro. Il suo è un lavoro duro. Ma a me piace. E senza di me, tutti questi poveretti non avrebbero nessuna assistenza medica. Lei è una volontaria davvero encomiabile. Ma c'è una cosa che non capisco. Perché quegli uomini la minacciavano? Lei è un medico che tenta di salvare dei malati che nessuno vuole. Fa soltanto del bene. Vedete, il proprietario di questo terreno sta cercando con tutti i mezzi di farmi sloggiare da qui. Ho il sospetto che lo abbia comprato per costruirci dei nuovi palazzi. Dei palazzi? E fa sempre valere i propri diritti con la violenza. Non preoccupatevi. Le buone maniere di quel signore non mi spaventano. I suoi uomini gli diranno di voi. Penserà che siate le mie guardie del corpo. Può anche essere. Ma quelli ritorneranno, ne sono certo. Che tornino pure se vogliono. Quando 2 anni fa sono arrivata qui c'era soltanto una palude. E adesso c'è un ospedale. Sporco e povero, ma sempre un ospedale. Fino a quando questa gente avrà bisogno di me, io non li abbandonerò. Non fate quelle facce. Non riusciranno mai a liberarsi di me, neppure con la violenza. Lei è una donna molto forte, dottoressa Anna. Vi sbagliate. Mi dispiace disilludervi, ma è questa gente meravigliosa a darmi la forza di andare avanti. Anche questo significa essere forti. Forse il termine più giusto è cocciuti. Dottoressa Anna, lasci fare a me. Vedrà, quelle canaglie si terranno alla larga. La lasceranno in pace. Beh, piuttosto non mi avete ancora spiegato come mai siete venuti da queste parti. Già, è vero. Stavamo andando verso il fiume quando ci siamo persi. Vi ci accompagno io. È proprio qui vicino. Ci vogliono solo 5 minuti. La ringrazio. Ehi, Ken! Pronto? Salve, vorrei parlare con mio padre. Sono Ken Masters. Eccoci arrivati. È un affluente del Gange. Beh, grazie di tutto, dottoressa. State attenti, è un paese pericoloso. Lei è una persona che non ha paura delle sfide. Continui così, questa gente ha solo lei. Grazie. E pensi anche alla sua salute. Non preoccupatevi, vi sembro per caso una persona così fragile? No, tutt'altro direi. Anzi, noi la troviamo piuttosto in forma. Già. Che cosa volete dire? Devo ammetterlo, è una persona davvero fantastica. Già, per fortuna esiste ancora gente con un cuore. A proposito, Ken, eri al telefono prima, con chi stavi parlando? Con qualcuno che potrebbe risolvere alcuni problemi della dottoressa, perché? Oh. Non hanno certo aspettato molto per ritornare. Non l'avete ancora capito? È inutile che insistete, io non me ne andrò mai, mai, mettetevelo bene in testa! Lei è la dottoressa Anna, vero? Lasci che mi presenti, sono il responsabile della sede indiana della Master Corporation, la multinazionale. Mi hanno appena comunicato dalla sede centrale di avviare un progetto per la costruzione in quest'area di un moderno ospedale. La Master's Corporation si rende perfettamente conto delle difficoltà da lei incontrate e intende sostenere con le proprie risorse e tecnologie la sua missione di volontariato. D'ora in poi, dottoressa Anna non dovrà più preoccuparsi di nulla. Il battello non possiamo più proseguire. Dovremo usare il motoscafo. D'accordo. Dalsim, la scelta si trova dall'altra parte della giungla. Ha la chiave per comprendere l'ago.
Presto saremo da lui. Secondo questa cartina, tra non molto dovremmo incontrare il villaggio di Aichatlar. E finalmente avremo la possibilità di parlare con Dalsim. Senti, ragazzina! Sai se il villaggio di Aichatlar è qui vicino? A quanto pare siamo arrivati. Questo? Dalsim, il saggio vi sta aspettando lassù. Eh? Ma tu come fai a sapere che siamo venuti per incontrare il vostro asceta? D'accordo. Vi stavo aspettando, sapevo che sareste venuti. Eh? Com'è possibile? Chi te l'ha detto? Era scritto sulle foglie del libro delle predizioni di Agastia. Il libro di Agastia? Stando al sacro libro di Agastia, testo antico di millenni, nelle foglie di palma è possibile leggere gli avvenimenti che determinano la vita di tutti gli uomini. Allora sentiamo, maestro, quale sarebbe il motivo che ci ha spinti ad arrivare fin qui? È Lado. Andatevene! Mi rifiuto di insegnare a delle belve i segreti del Lado. Come? Che cosa intendi dire? 10 anni fa un'altra belva venne da me. Si presentò come campione di Muay Thai. Sagat! Chi ha un cuore assetato di sangue non può apprendere la tecnica per controllare la potenza dell'anima. Che cosa? Con questo vuoi dire che anche noi siamo delle belve? Quando si trova davanti una preda, la belva attacca pensando unicamente ad uccidere. Il vostro modo di combattere non differisce affatto da quello di una bestia feroce. Io sono venuto fino qui solo per apprendere Lado. Fino a quando non acconsentirai ad insegnarmelo, non mi muoverò da questo villaggio. Nemmeno io. Come preferite. No? Ma come ha fatto in così poco tempo? Ho paura che questo sia uno dei suoi segreti. Sarà più difficile di quanto pensavamo. Santone! È inutile, tanto non mi arrendo! Senti, Ken. Secondo te noi siamo davvero delle belve? Già, è quello che mi stavo chiedendo anch'io. Sarebbe un bel problema, hai sentito? Chi ha un cuore assetato di sangue non può apprendere Lado. Oh, che mangiata! Ho lo stomaco pieno. Le tue colazioni somigliano sempre a un banchetto nuziale. No, era troppo. Scusate. Buongiorno. Grazie per ieri. Pensavo che avreste avuto fame, così ho preparato una delle nostre specialità locali. L'hai fatta per noi. Ti ringrazio. È proprio quello di cui avevamo bisogno, vero? Ma certo. Accettiamo volentieri. Grazie, piccola. Non c'è di che. Sì, sì, ho capito, mettetevi in fila. Che bello! Tocca a me! Non possiamo fare altro che restare qui ed aspettare che Dalsim cambi idea. Già, speriamo bene. No!
Le belve hanno fatto amicizia con la gente del villaggio. C'è una cosa che voglio mostrarvi, stranieri. Vi prego, seguitemi. Tempio scavato nella roccia. Nel nostro villaggio vige una sola regola che non deve essere mai violata per nessun motivo. Qualsiasi cosa avvenga, anche la più terribile, nessuno dovrà entrare in questo tempio. Perché mai? Nella grotta al suo interno è conservata una statuetta dorata, il nostro tesoro più prezioso. Se lì dentro è veramente custodito un tesoro, perché non vedo nessuno di guardia all'entrata? Perché tutti sanno che entrare nella grotta significherebbe andare incontro alla morte. Nel tempio risiedono creature demoniache maledette dagli dèi. Dei demoni? Esatto. Se tenete alla vita, non entrateci mai. Ora che sapete, torniamo indietro. Un tesoro. Anche se fosse, a me non interessa. Io sono qui per Lado. Sì, hai ragione. È un tempio molto antico. Sembra che le voci sul tesoro custodito nella grotta siano vere. Non vedete l'ora di metterci le mani sopra, eh? Nel villaggio vicino vive uno strano santone. Dicono che sia lui a proteggere il tesoro della grotta. Non sarà di sicuro uno stregone a fermarmi. Ora non perdiamo altro tempo. Entrate. D'accordo, capo. Ma se poi nella grotta ci sono veramente delle presenze demoniache, ci rimettiamo la pelle. Razza di stupido! Sono soltanto leggende messe in giro da quei selvaggi per proteggere il loro tesoro da gente come noi. Ma che bel ladro che sei! Hai paura persino della tua stessa ombra! Dai, no! Entra! Deve essere là in fondo, andiamo! Ehi, aspettami! Oh! E sta più attento, razza di stupido! La statuetta d'oro! Che ti prendi? Meravigliosa! Non ti lascerò a nessun altro. Sarai soltanto mia. Solo mia. Le belve sono entrate nella grotta e si stanno sbranando. Sei un mostro e io ti ucciderò! Che cosa è successo? Non posso essere sconfitto da un mostro! Io ti devo uccidere! Ah, ma che mostro? Sono io! I demoni sono stati loro a ridurlo così! Per favore, non ricominciare! Devono essere caduti in qualche trappola dello stregone. Prendi questa e portami al villaggio. Quando saremo arrivati, butterai giù dal letto quei selvaggi e li radunerai davanti a me. Sono impazzite. L'avidità ha accecato le belve.